Io credo che ci sia un'idea in corso per trasferire una parte della nostra acqua del Tirino, cosa che già nel passato è stato sventato grazie a un'azione energica, si era provato anche nel passato, e quindi io ho lanciato l'allarme per evitare che si vada a concretizzare. Non bastava l'emergenza idrica, ora si aggiunge anche un grosso rischio. Donato Di Matteo, consigliere di opposizione nel comune a Pescara, ma anche consigliere nel CDA dell'ACA, l'azienda che porta l'acqua a Pescara in altri 63 comuni della provincia del Chietino, ma anche del Teramano, lancia un accorato grido d'allarme. Lo ha fatto ieri in consiglio comunale e lo ha ripetuto oggi in una delle commissioni. Qualche esponente della regione vuole provare a spostare le acque del Tirino verso la Puglia o altre regioni. Il segretario dell'autorità di bacino del centro Italia ha in mente di fare un'operazione del genere, riferirà sicuramente al Ministero di competenza, e il Ministero di competenza potrebbe essere che fa un decreto o una disposizione normativa che favorisce un'iniziativa di passaggio di acqua da una regione all'altra, e quindi noi dobbiamo impedire che si arrivi a questa condizione. Così come un grande allarme che ho lanciato, quello del rischio delle privatizzazioni della gestione dell'acqua, che sarebbe una grande iattura per l'utente, una grande iattura anche per il sistema amministrativo regionale. E ancora sull'emergenza idrica a Pescara, un segnale importante è arrivato proprio dal Consiglio che ha approvato a maggioranza un ordine del giorno del Movimento 5 Stelle. Il capogruppo Paolo Sola evidenzia i due aspetti principali della proposta. Una mappatura di tutte le zone critiche della città in modo tale da sapere quartiere per quartiere dove eventualmente andare a rispondere con questi serbatoi a eventuali richieste da parte dei cittadini. Dall'altro lato, l'oggetto della proposta era quello di rendere possibile l'installazione di impianti di autoclave di quartiere, una misura che è stata già applicata in altri comuni italiani e che consentirebbe di installare su aree pubbliche con dei cabinati diciamo ben realizzati, installare appunto impianti autoclave che possano servire più attività commerciali o più edifici limitrofi in quelle zone dove per mancanza di spazio o per vincoli storici o urbanistici particolari non c'è materialmente la possibilità di installare degli impianti singoli.